Ciao, sono Zale di Turbolab.it. In questo video voglio mostrarti un semplice trucco per My Ether Wallet, tramite il quale potremo caricare e visualizzare tutti i gettoni che possediamo, i token, senza bisogno di cliccare uno alla volta sui vari collegamenti LOD presenti di fianco ai singoli gettoni. Questo ci permette di risparmiare un sacco di tempo e potenzialmente trovare anche delle criptovalute che in realtà non sapevamo di avere, perché questo è quello che è successo a me. Seguimi e ti racconterò tutto. Prima di cominciare, vi ricordo che seguendo il link che trovate nella descrizione del video qui sotto, potete raggiungere l'articolo che abbiamo pubblicato su turbolab.it, con la procedura passo passo, i link alle risorse delle quali parleremo fra poco e tutte le informazioni aggiuntive delle quali potreste aver bisogno. Innanzitutto capiamo meglio dove sta esattamente il problema. Il problema è questo: My Ether Wallet, se avete presente il programma che consente di conservare Ethereum e token ERC20, forza noi utenti a cliccare sui singoli collegamenti click to load di fianco ai vari gettoni per vedere effettivamente qual è il nostro bilancio. Contando che in questo momento supportano attivamente circa 1500-1600 gettoni, questo significa che per caricarli tutti dovremmo cliccare 1500-2000 volte su ogni singolo link. Ovviamente questo non è possibile. Cosa mi sono inventato allora? Semplicemente un pezzettino di codice JavaScript che una volta incollato in pagina clicca al posto nostro su tutti i collegamenti, uno dopo l'altro. In questo modo potremo caricare tutti i bilanci senza doverci effettivamente, come dire, scomodare a cliccare varie volte. Ultimissima premessa prima di cominciare. Nel corso di questo video incolleremo nella console del browser un piccolissimo pezzo di codice JavaScript. Ora, in questo caso il codice è molto semplice e quello che fa dovrebbe essere chiaro anche a chi non si occupa direttamente di programmazione web. Però in linea di massima vi strasconsiglio di incollare JavaScript in pagina preso da chissà quale sito, per il semplice motivo che potrebbe contenere codice malevolo che potrebbe effettivamente consentire ad altri di accedere al vostro PC. Permettetemi di semplificare un pelo. Infatti, se provate a fare la stessa operazione che stiamo per vedere su Facebook, appare un bel messaggio rosso di attenzione e la spiegazione appunto di non incollare codice a casaccio. Però questo appunto, questo avviso è un'idea di Facebook, non tutti i siti lo fanno e My Ether Wallet non lo fa. Per concludere, quindi, non incollate codice a casaccio, ma assicuratevi che sia appunto da una fonte con un minimo di reputazione e quantomeno non sarebbe male avere almeno chiaro a grandi linee che cosa sta facendo per non rimanere compromessi. Basta con le premesse ed entriamo nel vivo dell'operazione. Allora, per prima cosa dobbiamo eseguire login a My Ether Wallet utilizzando il file Keystone, quindi il JSON che ci è stato fornito, oppure la chiave privata, come abbiamo visto nell'altro video di approfondimento dedicato a My Ether Wallet. Una volta dentro dobbiamo cliccare su Show All Tokens, il pulsante rosso che c'è sulla parte destra della pagina. In questo modo verranno appunto mostrati, verrà espanso il contenitore e verranno mostrati tutti i vari click to load. Ok, qui ovviamente, come dicevamo prima, possiamo cliccarli uno alla volta per caricare i singoli gettoni individualmente. Ok, però non è questo che volevamo fare. Dobbiamo quindi aprire la console del nostro browser. Quindi, una volta davanti a My Ether Wallet, una volta espanso appunto il div Show All Tokens, cosa dobbiamo fare? Aprire gli strumenti di sviluppo. Come si fa? Bisogna premere generalmente, io ho fatto una prova con Chrome, Firefox e Microsoft Edge, bisogna premere F12 oppure Control, scusate ho sempre questa luce in faccia, Majuscolo e I per appunto richiamare gli strumenti di sviluppo. Una volta apertosi il pannellino, clicchiamo su Console. A questo punto dobbiamo caricare la libreria jQuery. Per farlo in modo molto semplice, prendiamo semplicemente il pezzettino di codice, le istruzioni che abbiamo pubblicato nell'articolo dedicato su turbolab.it, trovate come sempre il link qua sotto, quindi copiamo tutto quanto e incolliamolo nella console. Dopodiché spostiamoci di nuovo sulla tab di My Ether Wallet e spingiamo invio per lanciare appunto tutti i comandi. Dovremo vedere infine la dicitura jQuery caricato, eccola qua, e
la voce undefined. Ora siamo davvero pronti a caricare tutti i gettoni con una singola istruzione di codice. Di nuovo la troviamo già pronta sull'articolo di turbolab.it, copiamola appunto dal sito e di nuovo incolliamola anche questa singolarmente all'interno della console di comando e dopodiché facciamo invio. A questo punto, svolta questa operazione, sembrerà che il sistema si sia bloccato, ovvero il browser diventerà non più responsivo per qualche istante. Dovete infatti attendere diversi secondi durante il quale l'operazione di caricamento di tutti questi elementi viene completata. A questo punto l'operazione è esattamente come se avessimo cliccato estremamente, in modo estremamente rapido, uno dopo l'altro su tutti i link click to load. Attendete di nuovo qualche istante e vedrete pian pianino che tutti i collegamenti passano da click to load alla dicitura loading. A questo punto di nuovo dobbiamo attendere qualche istante, terminato il quale appunto tutti i token saranno stati caricati e il browser diventerà di nuovo interattivo, quindi di nuovo si sembrerà che si sia sbloccato. Ok, a questo punto vengono caricati tutti i token gestiti da My Ether Wallet, la maggior parte di essi ovviamente avrà valore a zero, però possiamo filtrare tutte le voci a zero cliccando appunto Only Show Balances, quindi per visualizzare solo i gettoni per i quali effettivamente abbiamo un saldo positivo. Bene, l'operazione in definitiva è tutta qua. Io quando l'ho fatta ho trovato una sorpresa, nel senso che ho trovato circa 25 gettoni del progetto WePower che non ricordavo più di avere. Dopodiché mi è venuto in mente che effettivamente avevo partecipato a un piccolo concorso qualche tempo fa che mi aveva permesso appunto di ricevere questi gettoni in omaggio. Ciononostante si tratta veramente di pochi euro, ma è comunque è stata veramente una bella sorpresa, anche perché al di là di tutto ho avuto la certezza che nel mio wallet non vi fossero altri token fra quelli supportati nativamente da My Ether Wallet dei quali eventualmente non ero perfettamente a conoscenza. Al di là di tutto mi ha fatto piacere perché ho avuto anche modo di caricare tutti i token che invece sapevo di avere senza dover cliccare uno alla volta su click to load, quindi decisamente una bella comodità. Da Zane di turbolab.it è tutto, come sempre se il video ti è piaciuto ti chiedo di cliccare mi piace qui sotto, per me è molto importante, quindi grazie in anticipo se lo farai. Per ricevere una notifica ogni volta che pubblico un nuovo video ricorda anche di cliccare sul grande pulsante rosso iscriviti che trovi sempre qui sotto e sulla piccola campanella che si trova di fianco. Al prossimo video, ciao!